Io lo spero. Ai dai. Buongiorno a tutti lettori, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Giordana e questo è il mio canale. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che qui sotto nell'info box ci sono tutti i link ai miei social. In particolare vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok, che sono i social che utilizzo di più, dove vi parlo di libri, film, serie TV, Funko Pop e tante altre cose nerd. La luce di oggi è un po' così perché fuori piove, però intanto io devo registrare questi video perché non so poi quando avrò il tempo, quindi spero che non sia un grande problema, spero soprattutto che anche in fase di editing riesca magari a illuminare un po' il tutto, però non dovrebbe essere così male. È un po' più buio del solito, ma non dovrebbe essere così male. Io lo spero. Ai dai. Quello che facciamo oggi è il Christmas book tag, perché sì ragazzi, oggi è 24 dicembre, io spero che passerete un buon Natale. Voglio sapere tra l'altro che cosa mangerete stasera, quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti per il cenone, che cosa farete. Noi faremo una cosa molto semplice, saremo in casa, saremo la mia famiglia stretta, quindi i miei genitori, io, mio fratello e mia nonna, perché abita nel palazzo di fronte e quindi possiamo stare insieme, ma per il resto quest'anno purtroppo va così. Quindi la prendiamo come viene. E però ci tenevo a farvi questo book tag, che secondo me è molto molto carino. Sto parlando infatti del Christmas book tag, perfetto per la giornata del 24 dicembre. Tra l'altro io non vedo l'ora di spacchettare i vostri regali, che vedrete in un unboxing qui sul canale credo domani 25, quindi stay tuned. E nel frattempo cominciamo col book tag. La prima domanda dice: Babbo Natale, un libro che leggerai a Natale? Per questo tag ho scelto Ink di Alice Broadway, perché lo stiamo leggendo con un gruppo di lettura e quindi so per certo che a Natale starò ancora leggendo Ink. Tra l'altro l'ho cominciato da pochissimo, quindi sono super sicura che il 24, ovvero il giorno in cui uscirà questo video, perché lo sto registrando di 6 dicembre, spero appunto, cioè sicuramente starò ancora leggendo Ink, quindi a Natale starò leggendo Ink. Oggi starò leggendo ancora Ink, insomma. Seconda domanda dice: Vischio, il libro più romantico mai letto? Ce ne sono tanti di libri romantici che io abbia letto, anche perché ne ho letti veramente a quintalate e quindi non ne ho uno solo, però ho scelto di portarvi un libro che secondo me sia qui su BookTube, ma che in generale su Bookstagram, BookTok, quello che sia, stanno cadendo tutti i libri. Speriamo che non facciano una bella caduta giù, altrimenti io mi ammazzo. Sto parlando di Anna and French Kiss, questa è la versione inglese, ma lo trovate anche in italiano, io infatti l'ho letto in italiano, si chiama Il primo bacio a Parigi. Ho preso questo perché era semplicemente più facile prenderlo sulla libreria, ho anche la versione italiana, ma è più in alto, mi scocciavo di salire su scale e cose varie, e quindi vi ho preso la versione inglese, lo trovate comunque anche in italiano, il mio primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins. È in realtà il primo di una trilogia di companion, perché dopo questo abbiamo Lola and the Boy Next Door e Isla e qualcosa, non mi ricordo come si chiama il terzo, comunque sono tre. Io ho letto solo il primo, ho il secondo in libreria, spero di comprare presto il terzo, ma comunque sono dei libri veramente stupendi, almeno il primo è meraviglioso, di un romanticismo unico, poi ambientato a Parigi, la mia Parigi, la mia città del cuore in assoluto, è veramente 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 bello. Per chi invece vuole provare a leggere un inglese, è un inglese veramente semplicissimo, quindi lo consiglio assolutamente come una saga che può essere letta da principianti, assolutamente. Terza domanda dice: La stella è il libro più magico? Ovviamente non posso non nominarvi Akomaf. Probabilmente cadrò nel banale, perché quando parlo di Akomaf io cado sempre nel banale, nel senso che nominerei Akomaf letteralmente per qualsiasi cosa. Però credo che questo sia veramente uno dei libri più magici che io abbia mai letto nell'arco della mia vita, e quindi volevo consigliarvelo. Un altro che vi consiglio dalle atmosfere super magiche, che potrebbe andare bene per questo tag, è Caraval di Stephanie Garber.
Anche di questo se ne parla pochissimo, però è uno dei miei libri preferiti in assoluto del 2018 ormai mi sa, perché poi nel 2019 è uscito Legend e nel 2020, all'inizio del 2020 uscì Finali, l'ultimo della trilogia, ed è una trilogia che io adoro, infatti vorrei fare una rilettura presto, magari ci faremo un gruppo di lettura, non lo so, ora vediamo, però veramente 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 bello, poi io sono innamorata persa di Dante. E però questa è un'altra storia. L'albero di Natale, il libro che vorresti ricevere sotto l'albero. Credo che il libro che vorrei ricevere sotto l'albero sarebbe A caccia del diavolo. Perché sì, raga, cioè, quel libro è... mamma mia. Io ho letto Stalking Jack the Ripper alla ricerca del... no, perché l'ho detto in inglese? I don't understand. Sulle tracce di Jack lo Squalzatore e A caccia del diavolo, adesso a gennaio con il gruppo di lettura che trovate giù linkato nell'info box se volete partecipare, siete ancora in tempo, ci sono tutti i gruppi di lettura attivi al momento giù nell'info box con il link per entrare. Dicevo appunto a gennaio vorremmo leggere In fuga da Houdini e poi a febbraio A caccia del diavolo, quindi io sto sperando con tutta me stessa che qualcuno me lo regali, se poi non me lo dovessero... se poi non me lo dovessero regalare e me lo comprerò, però diciamo che è uno dei libri che vorrei di più questo Natale sotto l'albero. Pacchetti regalo, un libro che regaleresti ad un'amica a Natale. Allora, io sicuramente, per non cadere nel banale e dire sempre Acotar, regalerei Sei di Corvi. Questa è la Collector Edition che mi è stata regalata appunto per Natale da la mia book squad, da una parte della mia book squad. E, però vabbè, in generale regalerei comunque Sei di Corvi, anche la versione normale, la Collector Edition la regalerei soltanto a qualcuno a cui di cui è patito particolarmente per Sei di Corvi e Casebreaker come me. E infatti c'è stata anche una persona a cui io e i miei amici abbiamo regalato la Collector Edition sia di Sei di Corvi che del Regno Corrotto, che poi è quella che gli stessi amici hanno regalato anche a me, quindi io sono strafelice, anche perché raga è veramente bellissima, io più la guardo e più sono innamorata letteralmente. Queste luci qua dietro comunque stanno cominciando a dare un po' di fastidio. Dire. Le luminarie, un libro della vostra libreria con la copertina più illuminata, più luminosa, più colorata. Per questo tag ho scelto Ovunque con te di Katie McGarry, perché appunto collegandomi alla copertina più colorata ho visto che questa qui aveva veramente tantissimi colori, l'azzurro, il giallo, il rosa, ha sfumature di arancio, il verde, quindi ci sono veramente tanti tanti colori. Io personalmente non ho ancora letto questa saga, anche perché l'ho presa da pochissimo, neanche un mese, però non vedo l'ora di farlo. È un romance ovviamente ed è una trilogia. La Befana, il libro più terrificante letto. Allora, questa tag poteva secondo me avere due interpretazioni, il libro più terrificante nel senso di libro più spaventoso, oppure il libro più terrificante nel senso di libro terrificante che non ti è piaciuto. Ho scelto di interpretarla nel secondo modo, semplicemente perché non ho mai letto libri particolarmente spaventosi. Ansiosi sì, ma non mi sono mai spaventata particolarmente per la lettura di durante la lettura di un libro, ecco. Quindi ho scelto Figli di Virtù e Vendetta, che ho letto quando è uscito in anteprima, trovate anche la recensione qui sul canale che vi lascio su nelle schede oppure giù nell'info box, e ci sono rimasta male perché Figli di Sangue e Ossa mi era piaciuto tantissimo e da Figli di Virtù e Vendetta mi aspettavo altrettanto, invece è stata una vera delusione e quindi non so. Non so neanche se effettivamente tenerli in libreria o prima o poi darli via. Per ora me li tengo anche perché mi piacciono e anche perché so che uscirà un terzo, io vorrei dargli una possibilità per capire un po' se effettivamente la saga migliora o peggiora. Però in questo momento questo secondo non mi è piaciuto per niente, lo avrei riscritto completamente da capo. Dolcetti, Zenzero e Cannella, il personaggio più dolce in assoluto al quale vi siete affezionati. Per questo tag avevo in mente diverse risposte, volevo dire Risand di Akomaf in primo luogo, ma non volevo riutilizzare Akomaf. Poi ho pensato al protagonista di Anna and the French Kiss, però anche quello l'avevo già nominato, per cui mi sono buttata su qualcosa di completamente diverso. Infatti il personaggio che vi sto per citare proviene da Luna d'inverno di Ilaria Varese, una saga paranormal che a me è piaciuta da morire, e in particolare il personaggio
diciamo che sono due. In assoluto c'è Roderick, che è il padre della nostra protagonista, Gwenfyr, e l'ho amato alla follia. È, credo, il personaggio più dolce, più tenero, più amorevole di cui io abbia mai letto in assoluto. E poi c'è suo fratello Chase, altrettanto dolce, altrettanto tenero. Nei libri successivi succederanno cose sia a Roderick sia a Chase, però nel frattempo, in luna d'inverno, sicuramente Roderick e Chase sono i due personaggi che io ho trovato più dolci e carini e amabili in assoluto. Quindi assolutamente Roderick and Chase di Luna d'Inverno della Winterfell Saga. Pupazzo di Neve, il libro più divertente che abbia mai letto. Allora, anche qui avevo diverse opzioni, però ho deciso di portarvene uno solo. Voi sapete che io leggo tantissimo chick lit, quindi commedie romantiche, motivo per cui di romanzi che mi hanno fatta ridere ce ne sono davvero tanti, a partire dalla Premoli per arrivare alla Kingsley, per arrivare a Paola Chiozza. Infatti il romanzo che vi mostro oggi è Punizionerina, sì. Ciao. Conflitto di interessi di Paola Chiozza, con questa copertina stratosferica di Esther Graphic Factory, che secondo me ha fatto un lavoro egregio. Conflitto di interessi è un romance, commedia romantica anzi, quindi un chick lit che mi ha fatto veramente tanto ma tanto ma tanto ridere, e si nota anche dalle note, dai block notes, che sono veramente tanti. Quindi sì, ragazzi, conflitto di interessi tutta la vita. Ve lo consiglio anche perché parla di una napoletana che è costretta a trasferirsi in Islanda, a Reykjavik, dove è tutto diverso, quindi cominceranno a sorgere delle situazioni paradossali, ma fantastiche. Leggetelo. E poi c'è un buonazzo, che è lui, Johan. Quindi leggetelo. Ultima domanda dice: Fiocco di Neve è un libro dolce e delicato che avete letto? Per questo tag ho deciso di mostrarvi Heartstopper di Alice Osman. Non è un vero e proprio libro, è una graphic novel. Se mi seguite da un po' lo sapete, anche perché del secondo volume c'è la recensione qui su YouTube, ve la lascio o su nelle schede o giù nell'info box. E è davvero 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 dolce. Credo di non aver mai letto una storia più dolce e tenera di quella di Nick e Charlie. Quindi se cercate un libro dolce e tenero che vi faccia sciogliere, assolutamente farvi diventare dei pupazzi di neve sciolti adorabili, Heartstopper è la storia che fa per voi. Bene ragazzi, questo book tag finisce qui. Io spero che vi siate divertiti, che sia stato un momento piacevole, dei 20 minuti piacevoli da trascorrere in mia compagnia durante questo 24 dicembre. Ci tenevo davvero tanto a portarvi qualcosa nei giorni caratteristici del Natale, quindi appunto oggi il Christmas book tag, domani l'unboxing dei miei regali di Natale, soprattutto di quelli provenienti dal Bookstagram, e poi il 31 ci sarà il The End of the Year book tag. Quindi spero che vi piacciono, spero che li guardiate, non necessariamente oggi, anche nei prossimi giorni. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero che passiate un buon Natale, un buon cenone, e che vi divertiate, che aprite tanti regali, e soprattutto ricordatevi che anche durante una pandemia mondiale si può comunque vivere un Natale felice, anche se non si è in 70 o 80 di una famiglia, credetemi. In questo momento la salute viene prima, secondo me. La salute viene sempre prima di qualsiasi altra cosa, anche di una festa che sarà mai un Natale lontano dai familiari rispetto agli altri 70 e 80 che abbiamo davanti. Quindi spero che viviate comunque un felice e sereno Natale come noi. E io vi ringrazio come al solito di essere stati con me. Vi ricordo di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto. Commentate qui sotto, fatemi sapere le vostre domande al tag. Fatemi sapere cosa riceverete stasera come regali e cosa mangerete al cenone. Condividete questo video con tutti i vostri parenti, cugini, amici, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche la coda reale. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche ai miei nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Buon Natale!